prima di iniziare a tirare? Ho sempre paura. Il corpo è nervoso. La testa un po' tra le nuvole. L'avversario non può vedere che ho paura. Mi metto la maschera ed entro nel mio mondo. Con quel respiro si alleggerisce tutto. La maschera è piccola, ma ci sta dentro tutto. La mia famiglia, i miei amici, la mia squadra. Ti rendi conto che non tiri per te? Tiri per tutti. La prima cosa che ho fatto quando mi sono svegliata è stato chiedere di mia mamma. Riuscivo a vedere l'ansia nei loro volti. Il peso di avere una figlia colpita da meningite a soli 11 anni. Avrei potuto provare a tenermi le gambe, ma quella decisione poteva significare anche la morte. E allora la decisione l'ho presa io. Ho deciso di vivere. Di restare insieme a loro, perché insieme ce la facciamo sempre. Loro due sono la squadra più forte che io conosca. Fanno mille cose e le fanno sempre bene. Da lei ho preso il suo impegno, da lui la sua positività. Fisicamente mi sento svantaggiata rispetto agli altri, perché sono esile e mi mancano tutti i pezzi. La mia forza è riuscire a non pensare come sono fisicamente e prendere da quel poco di fisico che mi è rimasto il massimo. Non è stato semplice, ma lo spirito competitivo mi ha aiutato a non fermarmi, a scoprire un nuovo corpo. Pezzi.
pezzi dove i millimetri fanno la differenza. Ma a questo punto sono i pezzi che si adattano a me. Ho dovuto imparare a fare tutto di nuovo. Alzare il braccio, camminare, aprire la porta, prendere in mano una patatina. Anche le cose più semplici diventano stupende. Era davvero difficile ascoltare tutti. Il mio allenatore mi diceva di concentrarmi sulla scherma, mentre i miei insegnanti sullo studio. Tornavo a casa e mi nascondevo a piangere. Ero stanca. Ci sono momenti dove penso di non farcela più. Ma poi mi riprendo. Mi viene voglia di dimostrare a tutti, ma principalmente a me stessa, che ce la posso fare. Che ce la devo fare. Sono tanto cattiva con me stessa. Mi sembra di non fare mai abbastanza. C'è sempre spazio per migliorare. Quando prendo il fioretto, sento le dita che stringono l'impugnatura. Mi sembra di fare i movimenti con il polso, ma in realtà li faccio con il gomito. Non penso ai movimenti, li sento. È come se la lama fosse la mia pelle e il fioretto la mia mano. Guardo sempre l'avversario. Dove toccare, dove arrivare, ed il fioretto va da sé. L'ora è il massimo nello sport. Ma gli errori ci sono sempre. Sbaglio la respirazione. Vivo in apnea. Dovrei imparare a respirare.